Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, oggi ero intento a guardare delle vetrine piene di finti saldi, nel mentre cercavo di convincermi che fossero vantaggiosi, ok? Perché cercare il convincersi è a metà dell'acquisto. Quando la mia attenzione è stata presa dalla musica che usciva da una macchina che era in coda a un semaforo, musica bella alta, musica bella ignorante, ok, cassa in quattro. E vicino a me c'erano due donne che guardavano anche loro i saldi, ok. E ho sentito una delle due che ha detto: io sta proprio sta musica non la sopporto. L'altra ha risposto: sì, soprattutto i messaggi che dà sta musica. Al che la prima donna ha finito il discorso dicendo che la musica di una volta era migliore. E allora io tra me e me ho pensato strano, pensavo che questi discorsi si facessero solo su Facebook, ok? Però diciamo che sentire questa cosa mi ha sbloccato due ricordi, uno molto molto vecchio e uno abbastanza recente. Discorso abbastanza recente di settembre dell'anno scorso. Quando ho letto un post su Facebook, su uno dei tanti gruppi, sei di Pianiga, sei di Milano, sei di Padova, sì, in cui praticamente c'era un papà che si lamentava della musica delle giostre, perché diceva che era musica molto volgare, che dava i testi di ste canzoni, davano pessimi esempi per la gioventù, insomma, per i ragazzini, cose del genere. Bello è che questo post era pieno di commenti, tutti che dicevano sì, hai ragione, è uno scandalo, dove andremo a finire? Insomma, il solito corollario di discorsi che senti, che leggi e che lasciano obiettivamente il tempo che trovano, ok? Ecco, questi sono proprio i classici discorsi da Facebook, da gruppo di Facebook. Il secondo ricordo invece risale a fine anni 80, inizio anni 90, quando praticamente un comitato presieduto in America, un comitato presieduto dalla moglie di un ex presidente o di un presidente, adesso non mi ricordo bene, cercando di limitare i danni provocati a loro dire dalla musica, da un certo tipo di musica rock, hard rock, metal, cose del genere, amo anche i pop, aveva fatto mettere un bollino, aveva imposto che certi CD, certi dischi dovevano avere un bollino per avvisare la clientela che il disco conteneva liriche scandalose, liriche oltraggiose, liriche con parolacce, ok? Con il risultato che me lo ricordo bene, gli artisti facevano a gara, volevano averlo col bollino, cioè si sentivano esclusi se non avevano il bollino che avvertiva che i testi erano oltraggiosi. Tante cose, capolavori della musica riconosciuti da milioni di dischi avevano sto bollino tipo Uptight dei Guns, ma anche molti altri CD, ok? Perché dico sta cosa? Perché ogni generazione nuova viene criticata dalla generazione vecchia. Adesso ho fatto un discorso musicale, ok? Discorso di musica. Quando è venuto fuori il grunge nei primi anni 90, i vecchi artisti, ma anche tutte le persone, dicevano: è spazzatura questa. Dove sono finite le belle canzoni di una volta? Quando è venuto fuori Vasco Rossi con i primi dischi, lo criticavano tutti per i messaggi, per i testi, per tutte queste cose, i drogati che cantano, dicevano, adesso è una specie di tutti ne tessono le lodi, cose del genere. Le nuove generazioni vengono proprio criticate sempre, ogni cambio, ogni 10 anni senti proprio, ma una volta era diverso, ma di qua, ma di là. Con che risultati, obiettivamente? Cioè, tutte queste cose, tutte queste critiche, a cosa portano? Questa è la mia domanda che faccio, la domanda che faccio. A cosa portano? A creare muri. Cioè,
Tanto non si può affermare, tra virgolette, il progresso, la società che avanza o cose del genere. Non si può. Cioè, anch'io preferisco, per dirvi, altra musica. Anche per me è inconcepibile che una persona non sappia chi sono stati i Beatles, i Rolling Stones, gli Who o Led Zeppelin, eccetera, eccetera, o gruppi di una volta. Però purtroppo è. Invece di criticare, bisognerebbe capire. Il problema è che quando non capiamo qualcosa, ci viene più semplice criticarla che cercare di capirla. Io chiaramente ho fatto un discorso musicale, ma varrebbe per tante cose, per tanti comportamenti. Anche perché i ragazzi di adesso sono, tra virgolette, figli nostri. Quindi criticare loro vuol dire criticare noi e il mondo che abbiamo lasciato o che stiamo lasciando. Quindi, secondo me, prima di aprire la bocca, prima di emettere una sentenza, prima di dire, bisognerebbe sempre cercare di capire che comunque il tempo passa. Cambiano le mode, cambia tutto. E hai due scelte. O ti fermi e dici no, non è il mio mondo, me ne fotto. Oppure cerchi di inserirti e di capire. E buonanotte.